non ci parlo, fai quello che vuole. Sono cose indegne, indegne di un trentino. Indegno lasciare la gente a casa, capisci? È soltanto fare un po' di propaganda. Quello è l'indegno, sono i soldi che vi fottete. Quello è l'indegno. Sì, anche quello c'è. Quello è l'indegno. Quello è l'indegno. Sì. Non ho visto che restituisci i soldi. No, quando si affrontano i problemi, si affrontano i problemi veri come abbiamo fatto finora. Restituisci il vitalizio allora. L'abbiamo già fatto, per non preoccuparti, pensa a te. Vergognate, Dorigato. Sì, vai tranquillo. Vergognate, ex CGL, vergognati. Vai. Non mi vergogno. Non hai paura? Hai paura di parlare con me? Quando vuoi. Hai paura? Quando vuoi. Quando vuoi, sai. Quando vuoi. Quando vuoi. A qualsiasi ora se vuoi anche, capisci? Ok. Una domanda, ma di fronte a lascia perdere milioni che mancano, non restituite i vitalizi, queste persone qua che vengono a protestare dicendo noi non abbiamo un lavoro, soldi che non sono stati dati a un fondo per l'occupazione della famiglia, lei effettivamente non si vergogna della situazione generale, no, di quello che sta accadendo, si vergogna, 96 milioni per anticipi sui vitalizi quando ci sono delle persone disoccupate, non le sembra assurda come cosa, non le sembra una questione non degna di un trentino? Io sono trentino come lei, non la ritengo degna. Possiamo riprendere? Può rispondere a quei lavoratori, però con la telecamera no. Abbiamo risposto sempre ai lavoratori in qualsiasi momento quando hanno chiesto l'incontro, e incontri naturalmente corretti e istituzionali. Sì, ma loro stanno chiedendo che quei soldi vengano dati non a politici ma a lavoratori. E l'abbiamo affrontato in ultima anche finanziaria. Ma quale finanziaria? Mancano 12 milioni a un fondo per le famiglie e per l'occupazione, quei soldi non sono ancora arrivati. Decide di non rispondere. Possiamo riprendere i lavori? Decide di non rispondere. Sì.